Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere la mia nuova casa. Praticamente circa una settimana fa mi sono sposata e quindi mi sono trasferita a casina nuova. Purtroppo ancora ci sono delle rifiniture da fare, tipo coprire il contatore e vabbè, ho ancora lo scatolo dell'aspirapolvere nuova messo qui. Cioè, un po' di disordine ancora, perché comunque ci dobbiamo inserire ancora bene, infatti ancora dobbiamo anche mettere il condizionatore al piano di sopra. Per fortuna l'altro giorno l'abbiamo montato al piano di sotto. Purtroppo sono con il cellulare, dato che qua non ho niente, quindi ci saranno attimi che si vede sfocato perché non mette a fuoco. Allora, questa innanzitutto è l'entrata e si arriva direttamente in cucina. La cucina è bianca, viola e antracide, visto ancora si deve anche coprire il filo della cappa. Il mio gattino cinese. Qua c'è la cesta della pappa di Tippete che devo lavare e asciugare le verdurine. Questo è il mio piano cottura bellissimo, tutto effetto specchio, in vetro ovviamente. E il mobile doveva essere melanzana, ma dopo che abbiamo acquistato la cucina e fatto il finanziamento, purtroppo ci hanno telefonato per dirci che il viola melanzana era fuori produzione per questo modello. E dato che ormai avevo fatto il finanziamento e tutto, cioè era un pochettino da stupidi annullare tutto per il colore. Alla fine antracide ci sta bene lo stesso. E tutti gli accessori li ho presi viola, dato che comunque il tetto già era viola. Queste tippe, devo dire, nella nuova casa si è ambientata molto bene. Poi comunque farò un video tutto dedicato a lei e al coniglio, come si trova cambiando appartamento. Questo è il corridoio, che ancora qui dobbiamo mettere le scarpiere o comunque comprare qualche mobiletto. Ah, a proposito, sul divano ci sono altri stipetti. Qui c'è la stanzetta che ancora è vuota. Tengo tutto chiuso perché ho il condizionatore acceso, quindi. E qui comunque per ora metterò la mia stanzetta, i miei mobili, quelli che vedrete nei vecchi video. Qui c'è la stanza più bella della casa, che è il mio bagnetto, bianco, rosso e nero. Il box doccia, tutto piastrellato mosaico, rosso, nero e bianco, molto grande come vedete. Un bel bagnetto, vero? Qua abbiamo le scale. E, sottolineo il fatto che noi questa casa l'abbiamo comprata 4 anni fa ed era un rudere, proprio un rudere, cioè non era orrenda, nemmeno le pareti c'erano le ho finita. Quindi abbiamo dovuto rifinire tutto noi. E questo nemmeno ve lo faccio vedere perché ho un bagno che già c'era prima. Vabbè, ok, ve lo faccio vedere. È una cosa orrenda, ma questo poi con gli anni lo cambieremo. È proprio osceno, infatti tipo lo usiamo solo la notte per invece di scendere al piano sotto per andare in bagno e veniamo qua, perché la camera da letto è qui. E qui c'è la camera da letto. Ovviamente non ci fate caso al disordine, tipo qui ancora dobbiamo mettere, chiudo la porta perché c'è Tippete che sale le scale e si infiltra qua. Allora, infatti ancora qui c'è messa la scopa elettrica, cioè voglio dire, l'armadio è tutto totalmente specchio, fumé, il letto è in ecopelle con il cassone sotto dove ho messo tutto il corredo, il ventilatore perché ancora invece qua dobbiamo montare il condizionatore. La cosa più bella di questa stanza è che c'è il finto parquet, se riesce a focalizzare, ok, che è abbinato con il tetto in legno che è ciliegio.
Anche qua ancora servono delle rifiniture, tipo oltre a mettere il condizionatore, devo portare il mio portagioie e i miei profumi, cioè ancora qui ho... Praticamente l'unica cosa che mi sono portata qui ancora sono i vestiti. Faccio vedere che bello è il mio armadio. Si apre in modo scorrevole e qui c'è tutta la cosa per appendere i vestiti, i cassetti e... Vabbè, ok. Meglio che chiudo che c'è un casino qui dentro. E qui abbiamo un terrazzino. Nel terrazzino c'è una pila dove sotto tengo tutti i detersivi della lavatrice o comunque chi più ne ha più ne metta. E due ceste portabiancheria. La mia lavatrice è bellissima, che è un 8 kg. Mi sto trovando veramente bene. La cosa più bella di questa lavatrice è che c'è il lavaggio rapido, che dura 15 minuti, quindi, e si possono mettere però vestiti fino al massimo di 2 kg, 2,5 kg. Quindi quando ho qualcosa a colori e non voglio lavarlo a mano, la infilo lì e anche se sono pochi, tanto in 15 minuti mi fa il lavaggio. Ancora dobbiamo portare scarpiere, quindi per ora quel poco che mi sono portata ce l'ho messa qua. E questo è un frigo che prende ghiacciare e frigo che per ora è inutilizzato perché prima lavavamo al piano di sotto, ora l'abbiamo salito comunque un casino. E lo volevamo vendere, ma alla fine per quello che ci danno non ne vale nemmeno la pena, quindi lo lasciamo qui. Vabbè, per ora la mia borsa mare è buttata qua, la reticella. Questo è il condizionatore che ancora dobbiamo montare, il mio stendino, un mobiletto di plastica che è del mio ragazzo che tiene le sue cianfrusaglie, tipo cose da lavoro, il serbatoio, due sedie. E momentaneamente, siccome ancora le zanzariere mi devono arrivare a montare, l'ho inventata io. Perché ho la fobia di gechi, scarafaggi, quindi momentaneamente ho fatto una zanzariera inventata. Guardate che bello il lumino. Comunque questa è tutta la mia nuova casetta, spero vi sia piaciuta. E momentaneamente sono senza internet perché ancora Infostrada non mi ha messo la linea telefonica, quindi in automatico vi... Caricherò questo video direttamente dal telefonino. Spero che mi metterà la linea il più presto possibile. Vi mando a tutti un grandissimo bacione e spero di potermi collegare al più presto. Ciao!